Sono Simone Maiolini e sono la terza generazione insieme a mio cugino Giovanni che si occupa di questa cantina. Il primo è stato mio nonno Valentino che negli anni 60 ha iniziato a fare vino, ma di lui ho qualche vago ricordo perché è morto nel 75, io avevo solo 4 anni. L'azienda poi è stata rifondata da mio zio Ezio, la seconda generazione, nel 1981. Grazie a questa rifondazione io ho trovato la mia dimensione e la mia realtà. Io ho sempre detto che vengo dalla terra, mi sono sempre considerato un contadino e il fatto che nel 1981 sia ripartita l'azienda agricola Maiolini mi ha dato una bellissima possibilità che è quella poi di crescere all'interno di un'azienda agricola. I primi ricordi che ho di questa azienda sono legati alla cantina, sono legati alle barricche da colmare, sono legati soprattutto, come avviene per tanti bambini, al trattore che veniva guidato dal nostro fattore Abele e che è la persona che mi ha insegnato molte delle cose che so. Il primo anno in cui sono entrato dopo l'università è stato il 1997 con Marco Andreoli, che è stato nostro cantiniere per molti anni, e con Jean-Pierre Valade, che è tuttora il nostro consulente esterno enologo. La cantina è nata attorno ad un'idea che è l'idea di bellezza. Noi l'abbiamo sviluppata seguendo quelle che io chiamo le 3A: architettura, ambiente e arte. Per ciò che riguarda l'architettura, è una cantina che è stata pensata e costruita con materiali locali, che nasce nel rispetto dell'ambiente e nell'integrazione dell'ambiente circostante. Per ciò che riguarda l'ambiente, che è la cosa che mi sta più a cuore oggi, l'ambiente è tutto ciò che ci circonda e noi lo stiamo tutelando attraverso una coltivazione biologica, attraverso una serie di certificazioni che sono certificazioni legate alla sostenibilità, una serie di strategie che stiamo portando avanti per poter avere un'azienda che non incida sull'ambiente. Per ciò che riguarda l'arte, invece, l'arte è fin dal principio, fin dalla prima parte di costruzione del 95, è parte integrante di questa azienda. Abbiamo collaborato negli anni con vari artisti affermati o emergenti: Aligi Sassu, Giuseppe Bergomi, Mattia Trotta, Luciano Molinari ed altri. Ogni scultura, ogni pezzo d'arte che è entrato in cantina ha a che fare con noi, con la nostra idea di produrre vino o con la nostra idea di bellezza. Non è una semplice collezione, ma ogni singolo pezzo ha un significato legato a questa cantina. La cantina oggi è la mia vita e sento forte la responsabilità di poterla passare alle generazioni future.